Ciao a tutti Gucci e ben ritrovati alla vostra Androlink 91 su Everoasis. Finalmente andiamo avanti in questo fantastico gioco e non avete idea di quanto io abbia livellato dall'ultimo episodio. L'Oasi è al livello 18. Eh sì, ho portato l'Oasi al livello 18. Insomma, ho fatto un bel po' di lavoretti e mi sono anche potenziato io. Allora, qui andiamo un attimo con Ninegir che può fare il foglie. E poi andiamo con Roto, che Roto si deve appunto usare la palla per andare dentro la buca lì, perfetto, e uscire di qua. Poi, wow! Che lavoro! Che lavoro! Oh! Ah! Eccomi qua, baby. Oh, wow. Pavotrice, questo è forte, eh. Ma dov'è il roto? Eccola qua, è andata, pavotrice, è fatto. Ok. Quindi Ninecer, poverina, è rimasta qua. L'ho lasciata qui a marcire, poverina. Con roto dovrei poter fare altro, ma non. Ah, quindi Ninecer ora la posiziono qui. Questa è una cosa in più che voglio fare, non c'è proprio da fare al 100% nel gioco, però io la faccio. Ah, ma mi riporta qui. Ah, però aspetta, vado a sbattere e vado qui, bene. Questo cosa mi serve qui? Nulla però. Peccato, vabbè, cactus tavolo. Che già ho raccolto qualcosa del cactus tavolo. E veramente vorrei andare là sopra. Se devo essere sincero. Ah, aspetta, ho capito. No, ok, lei, via. Mi vado a mettere qui con lei. E con Roto prendo questo, per l'appunto. Non dovrei avere problemi. Quindi io vado, sbatto e vado lì. Bene. E salgo qui sopra. Ottimo, ottimo. Non è che ci sia qualcosa di importante, infatti. Un fiore d'oro. Vabbè, dai. No. Seleziono il mio personaggio e andiamo fuori. Non ho idea di cosa ci sia, a dire il vero, dopo il sentiero ventoso da questa parte. Anzi, il Grand Canyon Wacht, se non sbaglio. La parte sì che non ho esplorato, che non potevo esplorare perché appunto era bloccata. Ok. Sì, perché praticamente una parte è crollata e non potevo esplorarla senza appunto fare questo lavoretto qui. Questi non hanno molta salute, ma praticamente non levano loro niente. Ah, un piccolo appunto, ve lo dico. Praticamente ho fatto la spada del veritiero, ma ho scoperto che ho una spada più forte, posso anche craftare. Ed è quello che ho fatto, ho craftato una spada più forte. Infatti non ho la spada veritiera, ma ho un altro tipo di spada. È più forte, quindi ho detto, beh, usiamo quella più forte, no? Ah, un'altra pavotrice. Pavotrice mi serve che dà le piume. Perché praticamente le sue piume mi servono per fare una quest che mi ha chiesto una bulbina. Ah, da paralisi dà? O è una mia impressione? Ah no, lui è paralizzato. Dammi le piume, pavotrice, dammi le piume. No, del filo. Filo di pietra è ridato. Due addirittura. Non mi servono le piume però. Allora, la parte che non potevo visitare era questa. Porta amore. Prima granchio, mo porta amore. Il danno è sempre uno. C'è anche qualcosa che può fare più danno. Ma avendo poca salute è normale che faccia un solo danno. Vetro iridato, no, dà lo stesso del granchio di là. Non so se è più forte pavotrice nel senso di danno. Il danno che mi infligge. O granchio. Questo attacco è un attacco ovviamente del caos, però no, ragazzi, datemi. No, il fil di pietra. Accidenti. Granchio gemma, ecco, non mi veniva il nome. Anche faccio l'attacco forte, dà sempre un danno, quindi non. Ah, è andato, ok. Oh, aspetta un po', cos'è questo? Così, un fiore?
Intanto mi sono accorto che sto sospeso nel nulla se vado qui. Sto sospeso, dai. Calcolato malissimo il lootbox. Allora, qui, ecco, qui. Praticamente la parte che era franata. Che poi qui ci devo venire a fare la missione. In questo punto qui. A questo punto andiamo qua. C'è qualcosa qui? Mio Dio! Era un urlo raccapricciante. Ah, era un'aquila, ok. Facciamo un attimo una cosa, torniamo all'Osi perché so dove andare, ma non mi regolo se sto qui sotto. Vado all'Osi e torno col teletrasporto perché non riesco a regolarmi di preciso. A sentiero remoto, eccolo. No, aspetta. Sì, a sentiero remoto devo andare. Che poi a sentiero remoto, a parte che c'ha due nemici appena entro. Quindi, insomma, già mi sta un po' sulle palle. Però noi li lasciamo stare. E zitti, zitti, cacchio, cacchio. Ce ne andiamo per la nostra strada. Ok, ecco, ora c'è l'occhio da colpire lì. Con la visuale. No, con L, perché lei c'ha l'arco, brava. Ok, vediamo un po'. Se io vengo qui. Ah, ok, ho capito, ho capito. Niente. No, possiamo ancora evitarli. Ah, ci vuole il bulbino parafiore, ok. Niente, devo andare indietro allora. Facciamo una cosa a sto punto. Ecco, mo andiamo all'Osi. Allora, per fare questo tratto di sentiero remoto ci vuole parafiore e le frecce. L'arco, non le frecce, l'arco. Più precisamente. E ora, i nemici non ci sono, per fortuna, che rompono le scatole. Andiamo subito con Sharara che fa il parafiore. E posso andare qui tranquillamente. Ora, qui dietro. Ah, ecco. C'è da colpire questo, bene. Ma non è tutto. Posso andare qui e premere la campanella che dovrebbe far apparire le scale, se non sbaglio. Ecco. A cosa serve? Che non ho ben visto. Qui dietro c'è qualcosa. Sì, c'è qualcosa. Ok, con L e prendiamo la mira e tacchete. Ok, per quale ragione? Beh, non mi serve più oramai perché l'ho fatto, quindi. Beh, boh. Forse non era di alcuna utilità farlo, però l'ho fatto. Ok, andiamo. Vediamo un po' di andare avanti almeno un pochino oggi. Ah, ok, lì c'è il punto. Ah, devo per forza sconfiggere quella pavotrice, ok? Va bene. Oh, ecco, ti vieni qua. Quando mi piace, quando attaccano loro. Ah, andato. Ma così mi vede? Oh, ah, ok, da scavare. Va. Sono dei bolucci però, eh. Hanno tanta vita, ma alla fine no. Guarda, faccio la cazzata, faccio la cazzata. Ah no, ok, niente cazzata, è andata bene. Devo sconfiggere un pavotrice preciso. Ecco, infatti ci stavo a pensare, ma dico, ma non è che ci sarà un pavotrice proprio preciso da sconfiggere come sempre. Come sempre c'è un mostro preciso da sconfiggere. Come quella volta che ho fatto la missione per... Come si chiamano? Per i pantera. Per il pelo di tigroniglio. E quindi, insomma, alla fine devo sconfiggere un mostro preciso. Dei tigronigli precisi attivando la missione. E non a caso. Ah, però, aspetta. Questo. Ma ha un occhio dietro? Via. No, è una cosa, un cactus. Niente. Ah, ecco. Qui poteva servire, vedi?
Non lo sapevo. Esamina, cos'è? Ma cos'è questo? Se lo guardo come una sensazione di essere risucchiata. A proposito, forse è qui che si trova il confine del Grand Canyon Bacta di cui parlava l'anziana Dra? Mi sa di sì, perché... Anche perché di più non posso andare. Dovrei poter prendere questo, ma devo sicuramente rompere quella roccia, quindi no. Provo a riesaminarlo, se non mi dice altro. Provo ad attaccarlo. No, niente, sto sbagliando, premuto A per sbaglio. Provo ad attaccarlo. Allora, niente. Questo è il punto designato. Devo fare. Ah, ok! Forse devo farlo con la magia del vento. Di livello 3, ovviamente. Se va, se non va, non va. Allora, uso l'idroportale qui. E vado a parlare con l'anziana Dra. Se mi dice qualcosa, posso tornare qui con l'idroportale praticamente subito. Dunque, la bulbina dovrebbe essere qui, quella che mi ha chiesto della piuma. Eccola, Nama. Non ci credo, è una piuma inversa. Davvero posso averla? Oh, grazie, ora potrò farci un velo super carino. Ah, lo sapevi che questa piuma ti aiuta a conquistare la persona dei tuoi sogni? Oh, quasi dimenticavo, ho qui qualcosa per te. È un artigiano di veli che mi sarà molto utile per conquistare un altro bulbino. Bulbina, bulbina. Come sei gentile, Andrea? Sai, potresti diventare la mia seconda persona preferita dopo mio fratello. Non dire così che io arrossisco, eh. Mio fratello mi ha sempre detto di farmi amiche le persone che si dimostrano gentili con me. Per questo voglio diventare tua amica, Andrea. Grazie. Io sono molto contento ora. 39. Forse ce ne vuole un'altra per salire di livello, Losi. No, ci andiamo bene così. Allora, dovrebbe, da quello che mi ha detto Erna la scorsa volta, diventare più grande, Losi. Dovrebbe, ma non ne sono tanto sicuro, eh. Vediamo un po'. Ok, qua è enorme ormai la sorgente. No, no, non mi sembra. Balestra, no, no, no. Allora, provo a vedere perché mi serviva appunto da piantare quella di veli per far amico un altro bulbino. Per il momento levo quella di giocattoli. E ce ne metto un'altra. E metto quella dei veli. Così mi fa entrare un altro bulbino. O meglio, ho uno o due bulbini nell'oasi. Cioè, un bulbino sicuro. E forse l'altro era un Lycona, mi sembra. Ora non mi ricordo di preciso. Perché a dire il vero, non gioco da 2 giorni più o meno. 3 forse. E poi io lo sapete coi nomi, faccio proprio pena e compassione. Ma vediamo, insomma, di trovare questi due che dovrebbero essere nella strada principale e parlare con loro. Eccolo, allora, uno è Heled. Dovrebbe essere un Lycona. Oh, dunque c'è una bulbottega che vende veli, farà senz'altro un salto per dare un'occhiata più tardi. Bene, così diventa un abitante. Colpo tossico, bello. Ok. Tribù dell'Icona diventa abitante. Losi! Beh, insomma, penso che verso i 50 abitanti sarà completa. Se in sottofondo avete sentito qualcosa di strano è che ha finito a renderizzare un video Sony Vegas. Eccola qua. Oh, e vai, due in una botta sola. Grandissimo, grandissimo. A volte sacrificare una bulbottega è utile per il bene dell'Losi. Ma forse intorno alla 50ina di abitanti dovremmo essere al completo, eh? Non lo so però forse no. Forse 60, 50. Allora, ho visto un bulbino sul punto di scoppiare lacrime al sentiero remoto del canyon. Credo che si fosse perso, poverino, ma piangere non lo aiuterà di certo a trovare la strada. Al sentiero remoto? Ok, ci vado subito allora. Tu che hai sentito? Ciao, capo, ciao, adesso mi metto a lavorare le mie bambole. La scocciatoia del monte ho visto una Dra con una risata da strega. Sono scappata per lavoro, ma magari mi ha seguita fin qui. Scocciatoia del monte! Oh, ma...
Vai a parlare con Esna. No, aspetta, che è successo? Ah, posso già salire di livello? Posso già fare un altro livello dell'oasi? Oh, grande! In effetti, se facciamo due calcoli veloci, sono 40, 41 abitanti, mi sembra. E il livello 20. Cioè, due livelli in video, proprio grande. Beh, dopo 3-4 livelli che ho fatto off-screen. Vediamo un po' se si allarga la strada principale o la nuova area. No, niente. Niente. Ah, posso piantare un altro albero. Gran capo. Spada dell'ira? Wey, spada dell'ira. Andiamo a sintetizza fiore per vedere se posso farla. Così vi faccio vedere anche la spada che ho, perché non mi ricordo come si chiama. Daga della rosa. Un'altra spada. Allora, ci vuole spada di cactus, unghia all'iguana 3 e pietra focaia. Questo è platino. Daga del dedalo, non so cosa sia. Bacca dorata, non me lo chiedete. Petalo del male. Ho spada d'acqua. Spada di cactus. Aspetta, vediamo un po'. Filtra. Spade. Faccio un attimo la spada di cactus, ok. E che altro materiale serviva? Tre unghie di all'iguana. Che forse potrei scambiare. Allora, mo un attimino, perdo un attimino un po' di tempo per trovare il mercante, ma ve lo risparmio tutto quanto il percorso. Ah, Cug, ho realizzato ora una cosa. Stavo pensando alla spada, no? Perché dovevo andare per forza con la spada veritiera, mi ha detto Ladra. Stavo ripensando, no? Se non trovo al villaggio Lecona il vecchio che mi dà, il mercante che mi dà le unghie dall'iguana, vado al villaggio Dra. Però poi ho pensato, la vecchia Dra mi ha detto di andare con la spada veritiera alla fine del Grand Canyon. C'è un motivo se devo andarci con la spada veritiera. Ora ho capito. Devo andare per forza con la spada veritiera alla fine del Grand Canyon Wacht. E andiamo con la spada veritiera allora. Dato che ho fatto il retroportale, proprio lì alla fine del Grand Canyon, direi di andarci subito. Quindi non perdiamo tempo con la strada. E però voi rompete le palle, voi rompete proprio. Madonna. Ah, mi sembrava che avessi poca vita, infatti io. Ecco. Chi se ne frega, con la musichetta e tutto. Andiamo lo stesso. Tu che cerchi l'occhio del veritiero e ti dirigi al santuario della luce. Il mio occhio vede la verità in ogni cuore e il mio orecchio comprende ogni parola. Hai superato mille avversità per essere qui al mio cospetto. Ti affido dunque l'occhio veritiero. Ecco, per l'appunto. Per entrare nel santuario della luce sono necessarie tre lastre colorate, la turchese, la gialla e la porpora. Per impossessarti delle tre lastre colorate, osserva con l'occhio veritiero le stele che narrano la verità del mondo. Ho capito, ho capito! Le terre da visitare sono incise nell'occhio veritiero, così come nel tuo cuore. Il santuario della luce mette alla prova chi vi si reca in visita. Solo il capo di una grande oasi, sulla quale si librano sette spiriti della luce, ha il diritto di accedere al santuario. Nella tua oasi ci sono già i sette spiriti della luce, non ti resta che raccogliere le lastre colorate. Quando avrai le tre lastre colorate e i sette spiriti della luce, dirigiti al santuario della luce, che si trova nella spiralcava. I tre altari all'interno del santuario della luce faranno risplendere i quarzi con la vera luce. E ho ottenuto l'occhio veritiero. Dal di fuori non potevamo saperlo, ma lo tenevi nel tuo cuore, eh? Ah, quasi me lo dimenticavo. Devo darti i quarzi di luce prima che tu vada al santuario della luce. Andrea, passa da me. Ecco, torniamo all'oasi che è meglio, va. Però, interessante questa meccanica, vedi? Devo per forza andarci con un oggetto particolare, molto molto interessante. Dunque, i punti da visitare sono incisi, ma... Allora, prima di tutto vado a Esna e farti dare i quarzi. Al confine del canyon, recanti a Santa Luce. Ok, devo andare da Esna a farmi dare i quarzi di luce. Dovremmo quasi essere giunti, non dico alle battute finali, ma ci siamo vicini.
Con l'occhio veritiero devo appunto vedere le lastre, quelle giganti che abbiamo visto in altri episodi. Turchese, giallo e porpora, potrei purificare quarzi di luce. Andiamo a raccogliere le tre lastre colorate. Niente. Ok, ah, mi segna il punto nel quale raccogliere le tre lastre. Che poi tra spada dell'ira e spada dell'acqua, la differenza è notevole, cioè la spada dell'acqua mi potenzia tutto. Ma se io faccio spada dell'acqua, no, no, è meglio la spada dell'acqua. Cioè, ho perso tempo a fare la spada dell'ira quando alla fine era meglio la spada dell'acqua. Perché mi fate questo? Dovete farmi così male? Perché? Ma facciamo una cosa, Cuce. Dato che il prossimo episodio sarà abbastanza lunghetto, questo faccio una piccola cosa, la voglio terminare in una certa maniera. Eh sì, con una golosagra. Ma sì, perché se organizzo una fiera, almeno il livello dell'oasi raggiunge il massimo e ci rimane per un certo periodo di tempo. Quindi in quel periodo di tempo io vado a recuperare le lastre, ho la vita al massimo, grazie appunto al fatto che l'oasi sta piena grazie alla fiera. E per me è anche più comodo. Così se devo affrontare qualche avversario, insomma, sto più rilassato, sto più tranquillo, che ho la vita carica. Quindi, con questo Cuge, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video che, come sempre, spero vi sia piaciuto. In descrizione trovate il link per Twitter e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!